Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Eccoci qui con un nuovo video. Questo penso sia uno dei video più attesi che mi avete richiesto in tantissime, soprattutto sul mio canale. Ovvero una workout routine o comunque alcuni esercizi che vi posso consigliare che io normalmente faccio sia in palestra ma anche in casa. Quindi sì, tenetevi forte. Piccolo disclaimer prima di iniziare tutto quanto: io non sono una professionista, io non sono una personal trainer, io posso sbagliare come chiunque altro fa gli esercizi perché non sono perfetta, non sono professionale, cerco di mettere assieme quelle piccole cose che ho imparato durante il mio percorso di cambiamento piano piano che sto continuando a imparare. E quindi sì, non prendete tutto quello che vi mostro come oro colato, però potete prendere ispirazione se vi piacciono e se li ritenete facili da fare in casa. E quindi appunto ci tenevo a mostrarveli perché comunque sono esercizi abbastanza semplici che tutti potete fare sia in casa, in salotto, che in palestra, o in una saletta, in garage, dove volete. E però ripeto, non sono una professionista, quindi non sono qui a insegnarvi niente, ma è un video dove appunto vi mostro quello che io faccio per me stessa. Poi posso sbagliare, posso non essere perfetta e sono la prima a dirlo. Quindi non iniziate a dire no, ma non lo stai facendo bene, ma chi ti credi, bla 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 bla. L'ho appena detto. Ho scelto 6 esercizi, 3 per addominali e 3 per glutei e gambe. Glutei e gambe sono assieme. Perché su Instagram tempo fa vi avevo chiesto appunto quali parti del corpo volevate vedere maggiormente per gli esercizi e quali sviluppare appunto su queste parti del corpo. E hanno vinto appunto addominali, soprattutto addominali bassi, cioè la V che c'è insomma tra l'inguine e la pancia, e glutei, gambe, glutei, insomma queste cose qua. Avevo in mente di farne anche uno sulle braccia, fatemi sapere se vi può interessare, braccia e schiena. Quindi ho diviso il tutto in 3 esercizi per addominali e 3 per gambe gambe 3 per addominali e 3 per gambe e glutei, quindi 6 esercizi in tutto. Questi esercizi io personalmente li faccio 3 serie da 20, quindi 20 volte, non so, vi faccio vedere il primo esercizio, no? Il primo esercizio sarà fatto per 20 volte per 3 volte, quindi 20, 19, 18, 17, bla 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 bla, ho fatto la prima serie, aspetto un attimo che riprendo fiato e ne faccio altre 2, poi passo al prossimo esercizio. Sono spiegata? E questo oggi vale per qualsiasi esercizio che vi mostrerò appunto qua nel video. Non ve li faccio vedere tutti 20 volte per 3, vi faccio capire qual è l'esercizio, poi sta a voi farli. Detto questo, iniziamo con gli esercizi. Cominciando con gli addominali, il primo esercizio che vi mostro si chiama leg drops, ovvero le gambe che cadono, insomma. E è un esercizio, perché voi mi avete chiesto appunto sugli addominali bassi, lower abs, si va a lavorare tutta la zona bassa, chiamiamola così, degli addominali. E vi lascio all'esercizio. Secondo esercizio, stando sempre su tema addominali, lo chiamo io scalo la montagna. In inglese si direbbe mountain climbers, penso, perdonate la mia pronuncia. E questo va a lavorare sia addominali ma anche allo stesso tempo gambe, e capirete perché. Il terzo esercizio degli addominali è il famoso plank, penso che più o meno tutti lo conosciate, se non lo conoscete ve lo mostro tra pochissimo, e questo va a lavorare sì gli addominali ma soprattutto tutte le zone del corpo, anche le braccia. Passando alle gambe e ai culetti, cioè ai glutei, ai picci butti, quel che volete, insomma, bla 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 bla, abbiamo sempre 3 esercizi. Il primo è il famoso e tanto acclamato squat. Cosa fondamentale per questo esercizio, mi raccomando, la schiena, non inarcatela né troppo così, né troppo così.
Quindi non inarcatela troppo, tenetela dritta, pari, naturale, perché sennò vi fate veramente tanto tanto male. Secondo esercizio va a lavorare sia glutei che gambe, quindi come lo squat. Alla fine comunque si va a lavorare più o meno entrambe le parti in ogni esercizio perché sono molto collegate. E si chiama Fire Hydrant, Hydrant, aiuto. Vabbè, io lo chiamo la pisciatina del cane perché praticamente vedrete come la movenza e sembra una pisciatina del cane. La Matilde del passato si è scordata, la brava scema, di spiegarvi che praticamente per questo esercizio, ovvero i fire hydrant, insomma la pisciatina del cane, dovete farlo per ciascuna gamba, quindi 20. Si chiama leg bridge, ovvero il ponte. Praticamente è un ponte, ma non come quello che si faceva da piccolini. Chi si ricorda magari lo sa. È un po' diverso e va a lavorare soprattutto i glutei, questo più che le gambe. È molto semplice, però comunque tenuto abbastanza, facendo tante ripetizioni, si sente che il sederino lavora. Io vi consiglio sempre un po' di stretching, potete cercarlo anche su internet, chi magari ha fatto danza o ginnastica artistica o qualsiasi altro sport, penso che degli stretching basilari, sì, li si conosca, comunque per tirare un po' i muscoli dopo aver fatto comunque degli sforzi, e mi raccomando fatelo perché è importante. Poi ultima cosa, bevete, riposatevi negli intermedi, fate delle pause tra le varie serie di esercizi, bevete tanto, rimanete idratati perché è importantissimo. E questo era il video del mio workout, fatemi sapere se vi è piaciuto, fatemi sapere se ve ne interessano altri perché ci sono tantissimi altri esercizi su tantissime altre parti del corpo, comunque anche solo su queste ce ne sono tantissimi altri. Io spero che il video vi sia piaciuto, se vi è piaciuto lasciate un bel pollice in su, se volete iscrivetevi, siete sempre liberissimi, fate sapere qua sotto nei commenti qual è stato il più difficile, quello più facile da fare, qual è che vi è piaciuto di più e quali altri volete vedere se ne volete vedere. Io vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video.